Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo venerdì sera, domani ci sarà una gara e successivamente il Pescare Show. Quindi quello di quest'oggi sarà un bel video incasinato. Piccolo riassunto, siamo venerdì 26 novembre, sono le 6 di sera. Quindi ho sistemato due cose e sono qui pronto. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Superiamo i 150 mi piace per questo super video. Dunque direi partiamo subito, quindi via con la sigla. Bisogna muoversi perché dopo dovrò andare in live. Potrei fare anche un backstage. Boh, probabile. Domani sicuramente mi servirà lo zainetto. Comunque qua dietro ci sono già le canne pronte sullo stand treppiede. E partiamo da davanti. Allora ci mettiamo dentro i piombi che avete visto sull'unboxing. 1, 2, 3, 4. Burrasca e drop shot. Il posto è piccolo, ci sono state piene, quindi l'acqua potrebbe correre. Magari pescare lentamente sul buco da drop potrebbe funzionare. C'è burrasca, funziona sempre bene. Stavolta mi sono portato via poca roba, tra virgolette. Poi scatoline artificiali piccoli 1, scatoline artificiali piccoli 2, scatola artificiale un pochino più modesta. Ok, e questo l'abbiamo completato. Qua mettiamo un paio di esche perché hanno detto che ci sono luci. E via. E lo zainetto è completo. Poi quindi abbiamo il marsupio. Ci ho già messo due pinze per sicurezza che sono attaccate tramite la string. Allora davanti direi di metterci testine già montate, testine da light e da non dimenticarsi i cucchiaini. Poi qua sul taschino piccolo ci metto i piombi da ciburasca che mi servono più velocemente. E qui quindi abbiamo fatto. Poi come al solito qua scatoletta seca con roba da trutare, robettine piccoline. Qua scatoletta con ami e testine. Poi qua boss 16, 18, 20 e 26, buono. Adesso qua sul tascone ci vado a mettere con calma tutte le gomme. Scialdoni, non si sa mai. Ninfetta 1 nera, ninfetta rosso, rosa, verde, bianca. Buono. Porto via anche un po' di jazz. Poi abbiamo i Wiki Shad in una taglia più piccola 2.4 che avete già visto nel precedente unboxing. Ho preso tutti i colori a parte gli azzurri. Bene così, ho di TB22-23 e il TB70 per i vermi. Ebbene, direi che siamo a posto. Perfetto. Le canne sono già montate, abbiamo la Blackwater 520 con lo Smoky 90 per andare cattivi. Poi abbiamo la Blackwater 010 con entrambi col terminale del 18 che ha il Vertix R da taglia 2. E poi abbiamo la Mimic montata a testina con un TB15, ovvero un grabbettino bianco. Allora, canne. Eccoli qui. Zero. Stavo bene, ok. Marsupio. Stivali. Polino Predator Pro. Lo mettiamo così. Buono, tuta impermeabile, GoPro, mascherina, ok, buono. Quindi ci vediamo domani mattina. Merda.
Già il ramo. Big fish. No, ti ci vuole uno più pesante. Non riesci a stare in pesca. Allora ragazzi, approfitto di questi lanci per spiegarvi come funziona la gara. Allora, ci sono due checkpoint e il campo gara totale è lungo circa 4-5 km. La gara quindi si divide in inizio, primo checkpoint, seconda parte, secondo checkpoint, terza parte, fine. Quindi, essendoci due checkpoint, anche fatto in modo per spostare un po' la gente in modo che non peschi sempre negli stessi posti, devi timbrare il cartellino a entrambi i checkpoint, non puoi timbrarlo sempre nello stesso. Cosa molto carina, apprezzo veramente. E quindi io ho pensato, andiamo in su, arriviamo fino in cima a campo gare e dopo torniamo indietro al primo checkpoint e dopo scendiamo. L'acqua è molto torbida data dalle piogge dei giorni precedenti, quindi boh, sembra che non si pigli molto, quindi basterebbe forse un pesce per andare. Urco. Preso, 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 cavedano! È buono questo? No, è un quarantello. Ho un piccolo problema. Non mi si blocca il guadino. Opla! Bella là! Pane! No, no, tranquillo. Vai, vai. Bella! Numero uno, sapevo che c'aveva. Numero quarantello. Allora. Adesso. Vai! Boom baby! Primo pesce arrivato, un bel cavedano 41. Inaspettato. Ho lanciato, ho fatto affondare la gomma, ho iniziato a recuperare.
certo punto sento una botta, ma essendo che c'è molto sporco, sassi, alghe, ho detto, boh, magari ho toccato un sasso, ho toccato un'alga. Dopo a un certo punto non sento più il filentino, inizio a recuperare ferro. Incredibile, un bel cavedano, devo dire, quindi sì, siamo messi bene in teoria. Adesso però bisogna subito tornare indietro perché bisogna andare al Timbrel Checkpoint. Abbiamo 1,5 km da fare in 15 minuti, 10-15 minuti, quindi bisogna correre. Ok, abbiamo iniziato il secondo stint, parlando con gli altri, è uscita qualche trota. Normale, le hanno immesse. E anche guardando la gente a fianco, qualche trota la vedo uscire. Quindi bisogna puntare sulle trote. Problema, qua è tutta gente che va a trote, fa gare anche a trote, e le trote immesse così non le ho mai provate, quindi sarà dura. Avanti. No, mi ha mangiato. Sì. Il cane l'ha preso male. Eccolo là. Lo vedo. Dai. Porco. Dai. Ancora. Oh, ma non gli dà. Oh, mannaggia queste trote. Voi non le vedete, però io vedo benissimo il cucchiaino che sta a pelo dell'acqua, sta circa tanto così d'altezza dall'acqua. Passa, 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 la trota che gli va dietro dietro. Vedi, la trota che sta dietro dietro fa proprio questo. Non ne ho. Vabbè, posso prendere questo. In pratica facciamo finta che sia questo il mio cucchiaino. Vedo la trota che sta dietro e dopo fa... Basta. Ed è un bel problema perché proprio danno una mangiata... fine fine ed è difficile capire se è meglio ferrare
o spostarglielo un attimo, tirarglielo via e rilanciare, perché rischi di spaventare il pesce. Peccato che la GoPro non faccia vedere così bene, perché c'erano delle scene veramente adrenaliniche, vedere la sagoma nera che spunta e viene verso l'esca, quindi peccato. Mirko, vieni qua. Porco. Mi metto le mani nei capelli. Cazzo, ne ho slamata una di bella. Era veramente bella quella trota. Adesso andrei là e butterei giù le staccionate maledette a loro. Se non era per loro, mi lanciavo in acqua con il guadino. Proprio prendevo la discesa e l'andavo a prendere subito. Mannaggia. Per colpa della staccionata dovevo tenere la canna alta e la trota sfortunatamente sarà stata presa un po' male, sarà stata per la canna alta e si è slamata, mannaggia. Buono. Che bella. E vai raga, ho fatto la prima trota in un contesto così cittadino, per me, prima in assoluto. Veramente bello. Lancio un cucchino, inizio a recuperare appena sotto il pelo dell'acqua. Pam, viene fuori questa sagoma nera. Bellissimo. Buhato anche il Vertix. Vertix? Sì. Lui, uno. Buono, buono, buono. Grazie ragazzi per la visione di questo video. Spero vi sia piaciuto. Chi lo sa, magari potrebbe essere uno spoiler per il prossimo anno. Chi lo sa. Chi lo sa. Dunque ragazzi, mi raccomando, lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi aspetto con i prossimi video. Non mi resta che dirvi ciao a tutti.